Siamo in compagnia di Emanuele Rigu, New Trader Lab. Buon pomeriggio, Emanuele, ben ritrovato. Buon pomeriggio Alessandra e grazie mille per avermi qui. Allora, Emanuele, so bene che non sei uno che segue i titoli italiani in particolar modo, però cerchiamo di capire insieme se la prestazione di Leonardo, che ovviamente in scia alle indiscrezioni di cui stavo parlando proprio poco fa, ovvero una quotazione in primavera del DRS, una società controllata ovviamente, è il motivo di questo rialzo del 9%, però a tuo avviso può perdurare perché per il momento non abbiamo sentito tantissime analisi positive. Diciamo questo rialzo è legato principalmente a quello che dicevi tu poco fa, nel senso l'operazione DRS di cui si parla in realtà si rumoreggia ormai da qualche mese e sembra che sia arrivata diciamo alla sua fase conclusiva. Le indiscrezioni dicono che la settimana prossima dovrebbe riunirsi il consiglio di amministrazione per avviare diciamo la procedura e quindi dare luce verde in tempistiche molto più rapide rispetto a quelle che il mercato ragionevolmente si aspettava. Diciamo che questo tipo di operazione entro circa un mese, quindi entro aprile, dalla data odierna rispetto all'estate, come sembrava dalle indiscrezioni precedenti, ha portato a questo innalzamento anche abbastanza importante del titolo. E questo, in buona sostanza, è quello che giustifica l'andamento di queste ore. Assolutamente sì, senza alcun dubbio. Intanto andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario che è altrettanto interessante perché il leggero allargamento, lo spread tra il BTP e Bund, possiamo dire in generale che già ormai da quando Draghi è entrato nella vita politica italiana abbiamo visto un effetto sui mercati istantaneo, sia sul mercato obbligazionario che quello degli equities. È sparito un po' l'effetto Draghi o meno? Ah, beh, qua c'è sempre il principio del buy on rumor, sell on news, nel senso Draghi ha sicuramente dato un'impostazione abbastanza importante alla discesa dello spread, ma i mercati, al di là di Draghi a Palazzo Chigi, si aspettano di vedere poi effettivamente che cosa succederà sui conti pubblici, sulla finanza pubblica e poi quali saranno le politiche che porterà avanti questo governo. Per cui, lo dicevamo, se non sbaglio, un paio di settimane fa, un livello di spread ragionevole per l'Italia è intorno ai 60-65, quindi comparabile con quello spagnolo, di cui condivide in buona sostanza gli indicatori di finanza pubblica. È ovvio che questo governo è nel pieno delle sue funzioni da ieri, quindi ci si aspetta insomma anche di capire cosa succederà a livello di politiche, di decisioni e anche di altre mosse da parte dell'esecutivo Draghi che andranno a dare un'impostazione e anche una chiarezza maggiore su quelli che possono essere i fondamentali che potremo aspettarci nei prossimi mesi. Per cui sì, c'è stato sicuramente l'effetto sulla nomina di Draghi a Palazzo Chigi, adesso aspettiamo di vedere i fatti. Assolutamente sì. Allora, spostiamoci invece negli Stati Uniti. Poi, tra l'altro, anzi, prima di andare negli Stati Uniti, abbiamo visto oggi che l'inflazione torna in positivo sul rialzo del petrolio più 0,4% anno a gennaio. Evidentemente, nelle ultime giornate c'è questa discussione per quanto riguarda l'inflazione e soprattutto i timori legati per un spike dell'inflazione nel medio-lungo termine. Senz'altro, queste discussioni partono dagli Stati Uniti, ma pian piano si sono spostati anche verso l'Europa. Ti preoccupa questa possibilità o in questo momento non si può parlare di inflazione troppo alta come problematica? Allora, è un discorso un po' complesso perché diciamo, prevede diversi elementi da tenere in considerazione. Oggi l'IMF, quindi il Fondo Monetario Internazionale, ha detto che il piano di stimoli da 1.900 miliardi di Biden non dovrebbe andare a surriscaldare l'inflazione. Tuttavia c'è, a quanto pare, secondo indiscrezioni del Washington Post, un ulteriore piano infrastrutturale da 3.000 miliardi. Sempre diciamo, su cui stanno lavorando i democratici, che aggiungerebbe ulteriore pressione ad un eventuale surriscaldamento dell'economia,
ma senza dubbio, con diciamo, la pandemia in arretramento, con l'attività economica che sembra ricominciare a macinare, i dati di questa mattina sul comparto manifatturiero ne sono una prova. La preoccupazione su un possibile surriscaldamento dell'inflazione ci sono e le abbiamo viste con le vendite, soprattutto di ieri. E non sono state vendite legate, diciamo, ad un contrasto rispetto all'andamento del mercato, quindi vendite perché ci si aspetta che l'economia vada male, ma sono state vendite perché ci si aspetta un possibile tapering e quindi le preoccupazioni ci sono, tapering. Quindi l'uscita dalla fase di accomodamento monetario così estesa e quindi un ritorno anche eventualmente al rialzo dei tassi, quindi una riduzione della massa monetaria su cui l'azionario si è spostato ed ha macinato i suoi risultati così, in maniera così importante negli ultimi mesi potrebbe venir meno e questa preoccupazione è molto preoccupante per i mercati, per gli operatori tutti che la considerano addirittura più di un basso tasso di crescita del PIL. Per cui sicuramente quello sarà un driver principale dei prossimi di eventuali movimenti ribassisti. Per il momento è un po' presto per parlarne, però sicuramente già il fatto che se ne comincia a parlare è un indicatore che è un problema sicuramente esistente. Andiamo a vedere intanto, abbiamo parlato proprio fino a poco fa del Bitcoin che ha raggiunto nuovi traguardi, anzi controlliamo velocemente i livelli, in questo momento è 53.638 dollari, in rialzo del 4%, nuovi massimi storici per la criptovaluta. Intanto però controlliamo anche il mercato valutario tradizionale, se vogliamo chiamarlo così, l'indice del dollaro a quota 90 cede lo 0,32, l'euro-dollaro scambia ad 1,21 e la sterlina anche, bisogna dirlo, che oggi ha raggiunto un nuovo traguardo. Da un bel po' di tempo non vedevamo la sterlina nei confronti del dollaro ad 1,40. Questo rafforzamento potrebbe perdurare o è causato piuttosto dall'indebolimento del dollaro? Qual è il tuo parere e secondo te conviene comprare la sterlina? Allora, la sterlina sta vedendo un momento importante di rialzo, siamo tra l'altro, mi sembra 1,40 se non ricordo male, ho visto la quotazione poco fa, livelli poco sotto alle fasi, diciamo, pre-votazione sulla Brexit in quel giugno del 2016. Chiaramente il dollaro in indebolimento ha un impatto importante sul rialzo del cable, di GBP USD, ma soprattutto c'è la fase, c'è diciamo, la fiducia sul rollout vaccinale nel Regno Unito, dove sono molto avanti, 15 milioni di dosi a un paio di giorni fa somministrate alla popolazione, un programma vaccinale che va avanti piuttosto speditamente e quindi questo fa ben sperare sul recupero dell'economia. Il movimento è principalmente comunque legato al dollaro americano che si indebolisce e chiaramente è abbastanza simile un po' su tutte le altre valute che hanno il dollaro al denominatore. Però sicuramente sul Regno Unito c'è una componente ulteriore che è quella del rollout vaccinale e della campagna di vaccinazione che sta andando avanti in maniera abbastanza sostenuta e veloce, che chiaramente dà un ulteriore impatto positivo. Ecco, volevamo capire se secondo te, perché abbiamo parlato più volte sia di inflazione sia del piano Biden, a tuo avviso piace sia alla Fed che al nuovo segretario del Tesoro i livelli dell'indice del dollaro che comunque va difficilmente oltre quota 90? Difficilmente penso che siano dispiaciuti di un dollaro che si indebolisce in maniera ovviamente controllata, siamo a 90 per quanto riguarda il dollar index, come ricordavi anche molto bene tu, per cui un dollaro relativamente più debole, senza esagerazioni, ovviamente. È sicuramente una spinta ulteriore per soprattutto la parte di esportazioni degli Stati Uniti, per cui chiaramente sono sicuramente, penso che siano sicuramente contenti. Non sono altrettanto contenti forse in Europa, dove la Lagarde, ma altri membri del comitato direttivo della BCE hanno sottolineato come stiano tenendo sotto controllo
il tasso di cambio, che non è obiettivo statutario, però sicuramente un elemento importante, per cui come tutte le cose delle valute che sono sempre in coppia, c'è diciamo, un dritto rovescio della medaglia e in questo caso noi in Europa siamo un attimino più penalizzati da questo indebolimento del dollaro, che continua in maniera abbastanza decisa a quantomeno a mantenersi sui livelli attuali. Assolutamente sì, e in questo momento tra l'altro si rafforza appunto a causa di questo indebolimento del dollaro, l'euro nei confronti del dollaro. Volevamo sapere anche, siccome l'eurozona è decisamente una zona che sta vivendo tanto di esportazioni, non possiamo dire però lo stesso per gli Stati Uniti perché loro non sono così importanti per loro le esportazioni, sono focalizzati più su se stessi, ecco. Ha un impatto negativo, a tuo avviso, l'euro che è più forte del dollaro per quanto riguarda le esportazioni dell'eurozona? Ti preoccupa questo fatto? Allora, che mi preoccupi direi di no, ancora non siamo su dei livelli preoccupanti. Che abbia un impatto negativo, questo assolutamente sì, perché siamo passati da livelli intorno a 1,10 a 1,21, dove stiamo, 1,21 rotti, dove stiamo in questo momento, per cui sicuramente è da attenzionare, quantomeno. Per quanto riguarda invece il discorso sulle esportazioni americane, diciamo che la politica, da un punto di vista politico, secondo me, dall'America First di Donald Trump, difficilmente si tornerà indietro, almeno come eravamo abituati in precedenza. Ma nello specifico è più che altro il discorso delle delocalizzazioni e del rapporto con la Cina, che molto probabilmente continuerà ad essere teso anche nei prossimi mesi e anche sotto l'amministrazione Biden, nel senso che non vedo un'inversione di tendenza particolarmente marcata su quel fronte, anche perché diciamo che dal punto di vista politico sarebbe un vero suicidio. Andare, diciamo, ad invertire con tutto quello che è successo con il coronavirus, ciò che era stato fatto da Trump. Però su diversi altri dossier e diciamo, argomenti caldi in politica estera, l'amministrazione Biden ha già dato qualche segnale di discontinuità rispetto al governo di Donald Trump, per esempio sull'Iran, dove sembra che si stiano attenuando diciamo, i termini dove si era arrivati con Trump, e questo chiaramente è anche un segnale abbastanza importante, lo stiamo vedendo in queste ore sul petrolio, di distensione diciamo, sull'oro nero. Ecco, andiamo a vedere velocemente il mercato obbligazionario. Guardiamo comunque il decennale, il T-note in rialzo, il rendimento in rialzo del 3%, siamo ad 1,33 e il trentennale a 2,13. Come cambia l'interesse degli investitori che è stato focalizzato sugli equity, soprattutto americani, senza alcun dubbio, con questi rendimenti in netto rialzo? Perché stiamo notando comunque un rialzo davvero significativo, soprattutto per quanto riguarda i Treasuries americani. Ma questo va, diciamo, a confermare un po' quello che dicevamo prima, nel senso che soprattutto sulla parte lunga della curva i rendimenti sono in rialzo, perché chiaramente ci si aspetta quantomeno un ritorno ad un rialzo dei tassi, quindi rendimenti sull'obbligazionario americano in questa fase, poi sull'Europa il discorso è un attimino diverso, soprattutto anche nel lungo termine. Quindi è una reazione tutto sommato abbastanza normale, abbastanza fisiologica, che sta avvenendo sul mercato delle obbligazioni. Che tipo di impatto questo avrà sull'azionario? L'abbiamo detto prima, nel senso che molto probabilmente l'uscita, anche tendenziale, anche attesa da una fase di accomodamento monetario così esteso come quello a cui i mercati sono stati abituati negli ultimi mesi, ma ricordiamolo, sono abituati praticamente dall'inizio della crisi finanziaria del 2008, potrebbe avere qualche risvolto particolarmente negativo per l'azionario. Quindi da questo punto di vista, soprattutto nei prossimi mesi, consiglio quantomeno di stare attenti a quello che succede, perché potrebbero esserci un po' di spostamenti
diciamo, di posizionamenti dall'azionario eventualmente all'obbligazionario, soprattutto se dovessero ritornare a degli rendimenti interessanti, cosa che per il momento non sono presenti, insomma. Ecco, oltre questa tendenza per quanto riguarda i rialzi dei treasuries, stiamo vedendo un'altra tendenza, ovvero il comparto tech, in particolar modo i FANG, decisamente sottotono nelle ultime sedute, in particolar modo Facebook, oggi cede l'1,68%, però se andiamo a vedere anche la performance di questa settimana, ha ceduto quasi il 2%, ovviamente bisogna vedere oggi come chiuderà la seduta. Negli ultimi mesi ha perso 3,5%. Poi ovvio che Facebook anche ha avuto qualche problema, soprattutto con l'Australia, ha bandito le condivisioni di notizie perché non è riuscito a trovare un accordo con il governo australiano per quanto riguarda, ecco, alcune dinamiche del Consumer Act del 2010, quindi ha problemi diversi anche a livello di regolamentazione, se vogliamo. Come mai il comparto tech sottotono e questo ritorno verso, se vogliamo chiamarli così, i titoli ciclici? Oggi vediamo le banche in rialzo insieme al comparto energetico. Ma qui io, se dovessi darti una risposta completa, ci vorrebbe veramente tantissimo tempo. Un po' di elementi, spunti di riflessione che ci tengo a fornire sul tema tech è che sono quelli che hanno corso di più per determinati motivi, anche per la capacità di creare flusso di cassa e di ritorno per gli investitori. Per cui da questo punto di vista anche un piccolo storno è quantomeno fisiologico, per cui non mi preoccuperebbe effettivamente questo. Poi c'è un altro discorso che è molto più articolato, è legato chiaramente allo strapotere che il comparto tech ha potuto, di cui il comparto tech ha potuto godere, soprattutto negli anni scorsi, ovvero una mancanza di regolamentazione, una mancanza di scrutinio pubblico, molto probabilmente anche, diciamo, favorita da un atteggiamento dei politici abbastanza morbido, perché tanti sono riusciti ad essere eletti, per esempio nel caso di Facebook, attraverso campagne mirate, ricordiamo l'esempio di Cambridge Analytica, e che molto probabilmente potrebbe venir meno. Secondo punto, perché c'è molta più attenzione in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, a una possibile regolamentazione di tutti questi settori dell'economia che sono attualmente non regolamentati e che hanno un potere molto ampio. Io faccio un piccolo esempio di un evento che è successo oggi, la sentenza dell'alta corte inglese sul tema Uber, Eh sì. quello che è stato visto come un colpo importante alla gig economy, in realtà potrebbe essere l'avvisaglia di una tendenza più generalizzata, di un tentativo dei governi e degli stati e delle nazioni di mettere un po' più sotto vigilanza questi giganti della tecnologia, che sono, se ci pensi, Facebook a 3 miliardi e mezzo di utenti, è la più grande nazione sulla Terra. E questo potrebbe essere una tendenza favorita anche, diciamo, da dichiarazioni più o meno esplicite di membri anche abbastanza importanti del Parlamento americano. Non ultimo Biden ha detto qualcosa sul tema della necessità di regolamentare queste aziende del tech, la gig economy, che potrebbe avere un impatto anche sui conti e quindi in ultima istanza sui prezzi e sui corsi di queste aziende. Io sono davvero felice che hai accennato tutto ciò che è successo con Uber. Ne abbiamo comunque parlato anche in apertura dei mercati americani. La Corte Suprema inglese, la Corte Suprema del Regno Unito, ha deciso che i lavoratori, gli autisti di Uber, sono lavoratori, sono dipendenti e non lavoratori a contratto, il che vuol dire che riceveranno un stipendio minimo anche nei momenti in cui non lavorano. Ovviamente Uber ha aperto sottotono, cedeva il 2%, adesso è tornato sopra ad 1,5% di rialzo.
Volevamo capire anche a livello di titolo, perché ovviamente questa è una grande vincita per quanto riguarda i lavoratori, il mercato del lavoro, però è una grande perdita per la cosiddetta gig economy o tutte queste aziende che prendono lavoratori come potrebbero essere le partite IVA o i part-time, se vogliamo chiamarli così. A livello di titolo, qual è il tuo parere? Ti piacciono i cosiddetti unicorns? Ma senza dubbio sì, nel senso che sono molto spesso società altamente innovative, con alto contenuto di tecnologia, per cui è ovvio che diciamo, il loro modello di business non è soltanto quello dichiarato, ma hanno la capacità anche eventualmente di essere piuttosto flessibili. Per cui non mi preoccupa particolarmente un colpo singolo. Io ricordo non più tardi di probabilmente l'anno scorso. A Londra il servizio Uber è stato sospeso per qualche settimana per una sentenza sempre di una corte inglese, poi è stato riattivato e poi ovviamente si è arrivati a questo che molto probabilmente era quello a cui volevano arrivare i lavoratori, ma che non ha niente a che fare con quell'altro discorso che era legato all'autorizzazione alla licenza ad operare sul territorio della città, della capitale inglese. Sono, diciamo, la resilienza, pessimo come termine, però in questo caso ci sta, la resilienza del titolo in questa fase e soprattutto nelle fasi precedenti ha avuto chiaramente, ha dimostrato più che altro la capacità di queste aziende, di questi veri e propri colossi di, diciamo, rispondere anche in maniera proattiva e avere una risposta positiva alle difficoltà, agli ostacoli e diciamo lo storico, il track record di questa, almeno di Uber, ma non soltanto, anche di Facebook quando c'è stato lo scandalo Cambridge Analytica, in prima istanza dimostrano come queste aziende ad altissimo contenuto tecnologico e a grande flessibilità e a grande capacità di adattarsi alle condizioni del mercato e anche della regolamentazione siano assolutamente capaci di produrre poi effettivamente utili anche nel medio periodo. Per cui da questo punto di vista non mi preoccupo più di tanto. Ultimissimo take sul Bitcoin che ha raggiunto oggi nuovi massimi storici sopra i 53.723 in questo momento, proprio in un flash. Ma Bitcoin, allora, anche qui si potrebbe parlare veramente per tantissimo tempo. Diciamo, Bitcoin è un asset che ormai è diventato standard e da cui non si torna indietro, per cui questo ci tengo sempre a ricordarlo. Diciamo che l'andamento parabolico, parlando anche con diversi addetti del settore, rappresenta più o meno una bolla a questo punto. Il che non vuol dire che scoppierà, il che non vuol dire che perderà totalmente il suo valore, anzi, potrebbe continuare a mantenerlo. Bisogna capire che cosa faranno i regolatori e che cosa faranno. L'hai ricordato nel tuo intervento, che stavo seguendo tra l'altro con grande attenzione prima il tuo ospite precedente. Su Bitcoin bisogna capire come evolverà il settore. Qui c'è tutta, diciamo, la possibilità, stante quello che sta succedendo con le diverse uscite estemporanee di vari regolatori e banche centrali e membri del governo, come può essere la Yellen Biden, la banca centrale indiana, ma non solo, anche i canadesi hanno espresso perplessità in questo settore, quale sarà poi l'atteggiamento regolamentare? Qui ci ricolleghiamo alla tematica che stavamo discutendo prima, ovvero diciamo tutto questo contesto, il Bitcoin, le grandi aziende, la gig economy, verranno regolamentate in che modo, in che entità, in quali tempistiche? Questo andrà a determinare poi in ultima istanza quali potranno essere le quotazioni vere ed effettive degli asset post questa fase. Per il Sì. momento io continuo a guardarlo a rialzo, non vedo particolari elementi per dire che siamo di fronte a una fase di ribasso, ecco, questo assolutamente no. Grazie, grazie Grazie Emanuele Rigo, New Trader Lab. Grazie per essere stato con noi e buon weekend.